È ancora scontro tra Chieti e Pescara e stavolta non c'entra nulla la questione degli ospedali. La polemica, infatti, è tutta sui tassisti e sull'assegnazione dei posti all'aeroporto di Pescara. Gli stalli sono in tutto 10. Il presidente della regione, Marco Marsilio, nel tentativo di porre fine alla lotta tra tassisti per accaparrarsi il cliente, li ha distribuiti in questo modo: due a quelli chietini e gli altri ai pescaresi. E Chieti esulta per la decisione, giustizia è fatta, ha dichiarato il sindaco Umberto Di Primio. In riva all'Adriatico, invece, l'amministrazione di Pescara è tutta schierata contro quel che è stato definito un grave errore di Marsilio. Il timore, infatti, è che i taxi di Chieti possano lavorare su Pescara, sottraendo lavoro a quegli autoctoni della città costiera. Purtroppo una rivalità vecchia che ha creato tantissimi dissapori e anche disservizi, ahimè, a volte anche a danno dei cittadini, oggi viene così risolta in maniera un po' pilatesca, assegnando due posteggi ai tassisti di Chieti in un posto fondamentalmente dove non ce n'è secondo noi nessuna necessità. Non è questione di campanile, è questione di esigenze reali. Abbiamo fatto studi approfonditi da cui risulta che sostanzialmente oltre il 90% della domanda degli utenti che atterrano all'aeroporto di Pescara è diretta su Pescara, Montesilvano o comunque dintorni. Quindi il rischio grande che noi temiamo, perché purtroppo si è già verificato in passato, è che poi con questo cavallo di Troia i tassisti chietini intervengono su Pescara, creando purtroppo, accendendo una miccia su un terreno già esplosivo e quindi creando ulteriori disservizi per i cittadini. E mentre i tassisti pescaresi potranno opporsi alla decisione giunta dalla regione facendo ricorso al TAR, il comune promette di intensificare i controlli per verificare che i taxi svolgano il loro lavoro secondo le norme, attenti a non varcare i confini cittadini. La nostra proposta era: facciamo sì che il cittadino di Chieti, quando ha bisogno di andare a Chieti, faccia una chiamata, il tassista di Chieti potrebbe tranquillamente intervenire all'aeroporto di Pescara, così invece il rischio di commistione è davvero alto. La nostra proposta oggi alternativa è quella di un controllo ancora più serrato perché non si verifichino questi abusi, ma temiamo purtroppo che ci possano essere delle tensioni tra le categorie, perché quello che c'è da dire fondamentalmente è che il piatto non è ricco, c'è già purtroppo poca domanda rispetto a un'offerta superiore a quella che ci sarebbe bisogno. E quindi di fatto poi si creano queste tensioni, una guerra tra poveri che non fa bene a nessuno.